Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Quest'oggi andiamo a canalizzare il pensiero di lui o di lei e andiamo a vedere che cos'è che prova in questo momento. Magari che cos'è che trattiene e non dice, come questa bellissima immagine. Vi mostro la scatola di questo oracolo, c'è anche nella versione moderna, mettiamola così, no? L'ultima ristampa, ha una confezione differente. Io lo avevo acquistato un po' di tempo fa e quindi poi alla fine mi ritrovo sia la scatolina vecchia che la scatolina nuova. Sono delle carte davvero evocative e molto belle e utilizzeremo queste. Io direi di cominciare con 5 carte, poi se necessario, come potete vedere qui sotto, non mancano mazzi di carte a cui ricorrere. Io vi ricordo onde evitare problemi con canali tarocchi e guai vari, visto che ne sono tanti di guai, ce ne sono davvero tanti. L'unico modo, l'unico, il solo per contattarmi, parlare con me, richiedere consulti, informazioni, consigli è tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Non esiste alcun altro modo. Assolutamente no numeri di telefono, no messaggi in direct. Fate attenzione alle pagine con lo stesso nome, lo stesso logo e cose varie. E riconoscetemi dal canale YouTube, che è la cosa più semplice, sinceramente. Poi c'è anche la mia pagina TikTok, anche quella Instagram, a parte che io seguo una sola persona in entrambe le pagine, non è la stessa, ma solamente una, e mi riconoscete anche così. Ma anche attraverso Facebook, Instagram o TikTok, io vi rimando sempre solo all'email. Io direi di cominciare. Andiamo a vedere che cosa si porta nel cuore e nell'animo questo uomo o questa donna. In questo preciso momento, se c'è distanza e silenzio, il silenzio può essere anche figurato, cioè vi parlate ma non comunicate, oppure fisicamente siete vicini, ma è come se ci fosse una distanza proprio enorme e difficile da colmare. Allora, il punto è questo: le radici di questa situazione, di questo sentimento su cui poggia il presente, sono delle radici forti, salde, radicate. Hanno affondato la loro stessa esistenza nel terreno con voracità e voglia di tirar su qualcosa, ma poi all'improvviso tutto è stato interrotto. Ora, non possiamo escludere che questo uomo o questa donna effettivamente stiano passando un periodo di depressione. Cioè, non cerchiamo forzatamente di leggere il malessere di lui o di lei verso di noi per un amore difficile, oppure nell'ombra, oppure soffre tantissimo per me per qualche altro motivo. Sicuramente può esserci la sofferenza anche nei vostri confronti, però il punto è che questo uomo, questa donna, potrebbero trovarsi in una fase di reale depressione che può anche non avere una motivazione chiara e lampante, soprattutto per lei o per lui, perché sinceramente potremmo dire è disfattista, ma è proprio provato, schiacciato dagli eventi, dalla vita. E la cosa peggiore è che un tronco del genere, tagliato a quest'altezza, non è un tronco al quale è stato impedito di crescere, ma è un tronco che aveva parte, no? Una parte superiore che è stata recisa, gettata via. Il tronco anche del corpo che si ricurva su se stesso. Vediamo perché. E poi credo che sì, aggiungeremo qualche carta per comprendere meglio il quadro nel quale ci stiamo muovendo. Però è sicuramente una persona molto molto triste, quindi parole. Lo comprendete guardandolo dall'atteggiamento del corpo, che è comunque un atteggiamento di chiusura, ma non è neanche un atteggiamento di difesa. Spesso ci si chiude per difendersi, però in questo caso può arrivare la pugnalata alle spalle. A meno che, va detta un'altra cosa, questo amore è stato avvelenato alle radici perché questo uomo è stato, questa donna, effettivamente tradito o tradita. E se non concretamente, cioè il tradimento fisico, magari delle aspettative. Cioè, oramai non gliene importa proprio più nulla, vi lascia la schiena così. Volete dare un altro colpo, voi o la vita? Ecco, a disposizione. Però è una fase di passaggio, verrà fuori più forte di prima, rinascerà da questo momento di radicata tristezza.
tornerà verso di voi. Ora, bisogna comprendere sempre se il litigio ha riguardato voi due o voi subite le conseguenze di un qualcosa che lui ha vissuto rispetto alla sua vita o alle altre persone che ha intorno. Fatto sta che questa persona tornerà e qui abbiamo il gesto di tendere le mani, quasi a chiedere che questo gesto venga ricambiato. Ma guardami negli occhi, c'è questa luce che si sprigiona dal centro del suo cuore, sembra quasi un uccello bianco, quasi una farfalla. Allora, se tra di voi c'è stata una incomprensione molto pesante che lo ha o l'ha buttata giù tantissimo, potrebbe anche darsi che voi non abbiate fatto apposta, cioè quindi il vostro comportamento si è rivelato, non tanto offensivo, ma doloroso. Ecco, è stato recepito come un qualcosa che ha risvegliato un dolore antico, perché magari voi non sapete neppure che cosa ha vissuto nel passato questo individuo. Sappiate che ora la necessità di lasciare andare tutto, lasciandosi andare a propria volta, è fondamentale per una sorta di metamorfosi, perché tanto oramai indietro non si torna. E se lui aveva tentato nel passato di fuggire questa analisi interiore, quindi questo confronto con se stesso, siete arrivate voi e gli avete fatto da specchio. Quindi, caro mio, non puoi fuggire questo momento difficile. Non ti posso scansare questo calice amaro, lo devi accogliere, però, ripeto, ne uscirà più forte di prima. Quindi volevamo giustamente canalizzare e vedere il pensiero di un uomo che parole ne dice poche, ma farà un gesto. Questo gesto corrisponde al tendervi la mano. Tendervi le mani è intanto cercare reciprocità, è firmare contratto stringendosi la mano e mostrare anche che si giunge disarmati. Vuol dire anche sono pronto ad accogliere tutto quello che tu sei pronta a tua volta a darmi, anche se mi hai dato qualcosa che nel passato mi ha fatto soffrire. E infatti qui che cosa abbiamo? È bellissima questa coppia di carte, perché sembra contrapporre o due atteggiamenti o due persone, e noi la leggiamo in entrambi i casi. Allora, nel passato io avrei agito diversamente. Qui abbiamo una mano tesa e una spada. Avrei ricambiato questo tipo di ferita. Tornando, sembra quasi un beduino che torna dal deserto, da questo deserto interiore che mi è costretto ad attraversare. E c'è questa luce accecante, sai, quando si è accecati anche dalla rabbia o dal rancore. C'è un'aridità di fondo di questa carta che per l'appunto richiama tanto uno scenario che fa pensare anche ad un deserto. Invece arrivo con tutte le mani, tutte e due in bella vista. Ora, o tu sei questa persona che nel ricambiarmi è ancora predisposta all'attacco, e allora io ti ho capita, ti ho capito, e questa volta ho deciso comunque di affrontarti, ma sempre con un atteggiamento molto pacifico, almeno da parte mia, ovvero da parte sua. Oppure questi due stati d'animo si sono alternati in me. Vediamo, cerchiamo di comprendere meglio se questo individuo potreste essere voi ai suoi occhi, visto che qui l'elemento occhi è uno dei più importanti della carta, o se per l'appunto ho superato questa fase, l'ho elaborata, l'ho fatta in qualche modo evolvere, ha decantato dentro di me. Ho lasciato andare la spada, che sono anche le parole e le recriminazioni, e torno da te. E in questo caso le parole e le recriminazioni se ne sono andate via, e dal dolore queste lacrime che fuoriescono da questo occhio, che poi faccio notare anche una cosa adesso molto carina, proprio perché sono carte molto evocative, abbiamo questo fantasma, questo quasi come se stesse fuggendo la vita dalla bocca, la vita di quello che sono stato per rinascere o sono stata per rinascere in maniera totalmente nuova. Io quel dolore l'ho trattenuto, proprio è fuoriuscito da me con questo stato depressivo. La depressione è come un mostro, un fantasma che ci portiamo dentro, che però ha lasciato poi libero il mio cuore e la mia mente, perché ho saputo accoglierlo
tempo, ascoltarlo e poi lasciarlo andare via. Quindi adesso io sono libera, libero da quello che fino a un attimo fa mi ha davvero oppresso il cuore. Allora, se guardiamo la forma di questa mano, con questa parte della manica e un po' il profilo, direi lo skyline di questa parte di carta, sembra una sorta di premonizione di questo volto, cioè se guardiamo proprio le linee richiamano molto le linee di questo volto, quindi questo dolore apparteneva a me e queste parole in grado di ferire anche come risposta appartenevano a me e io le sto lasciando andare via. Ora va detta una cosa però, perché ovviamente è molto interessante questo messaggio anche per il modo in cui si stanno dando queste carte, che ripeto io adoro. Sembrerebbe che tra di voi o c'è stata una conoscenza che non è stata ancora approfondita, voi non sapevate, avete fatto, detto, non avete capito, poi lui si è chiuso totalmente, però non è un narcisista, allora non vi tornano le cose e allo stesso tempo sta molto lontano da voi e voi state andando in crisi, avete paura, siete nel panico, no, tranquille, perché è come quando uno fa una gaffe, non lo fa con cattiveria, però può succedere che venga fuori quella parola, quel gesto sbagliato nel momento meno opportuno. È che l'altra persona, sulla base delle esperienze del passato, possa tradurre questo accadimento in maniera non convenzionale. Quindi voi dite giallo e per voi è giallo, per lui giallo è schiaffo, perché quel giorno che quella persona mi ha dato uno schiaffo aveva la maglietta gialla, cioè, e quindi noi non possiamo sapere tutto quello che c'è nella mente e nel cuore di un individuo. Quindi in questo caso la cosa bella è che al di là delle difficoltà, dei silenzi, dei fraintendimenti, del rimanere lì, no, col fiato sospeso, cosa accadrà, è proprio una elaborazione importante, quindi c'è stata una dinamica karmica che deve essersi azionata dal vostro incontro, al di là che voi possiate essere fiamme, anime gemelle o nulla di tutto ciò. Certo, ci sono degli elementi di luce, molto bello, c'è comunque alla base una radice molto solida che sembra anzi richiamare un po' le vene in un corpo, arterie, quindi proprio dal mio cuore, dal profondo del mio animo, direttamente al profondo del tuo animo c'è stato quest'attimo di sussulto tra sistole e diastole, il silenzio, quel momento di vuoto che non è mai però fine, ma è un attimo prima di riprendere. Quindi sappiate che questa persona, che in questa canalizzazione, più che parole, ci sta mostrando un po' le emozioni, le sensazioni, una persona che tornerà serena verso di voi. Quindi prendiamo un'altra carta e poi facciamo un attimo una domanda sempre agli arcani maggiori e minori, al mazzetto completo, non solo agli arcani maggiori, circa che cosa può accadere tra voi, a cosa siete chiamati. Vediamo un pochino cosa viene a dirci. Eccola qui. Abbiamo detto che viene da voi rinata la luce del sole, splendente, con questi occhi che vi guardano. È davvero una carta molto bella e una serenità ritrovata. Non c'è più spazio per le lacrime, non sembra. Abbiamo detto che qui non portava né maschera, né armatura, né protezione, nulla. Sembra quasi il volto di una conchiglia, che ovviamente non vuol dire ti sto nascondendo qualcosa, ma vuol dire che io mi sono fortificata, fortificata. Però ti guardo sempre con i miei occhi. E andiamo a vedere dunque che cosa c'è. Molto carina questa stesura. Prendiamo solo qualche carta. Noi le posizioniamo sempre al dritto, ma ovviamente le interpretiamo per come si danno. E andiamo giustamente a vedere se c'è qualcosa che deve o può accadere tra di voi. Allora, si parte da una chiusura, abbiamo detto di protezione, dietro la schiena c'è tutto praticamente, tutto questo sentimento, una carta lunare, una carta comunque di profonda introspezione, a volte anche introversione, ci mancherebbe, ma d'altronde la prima carta non è che parla di un'anima che sta emanando fuori di sé chissà quale tipo di energia, assolutamente. Abbiamo le mani e abbiamo le due spade, in questo caso dalla carta di prima verranno sostituite dalle mani completamente libere. Vi
via le spade, via la spada. Ad oggi, se noi dovessimo parlarci, incontrarci, vederci, reagirei con discorsi, lui ovviamente, volti a chiudere e a difendermi. Potrei essere pungente, però ancora non ho il coraggio di mostrarti i miei occhi che sono bendati, ma vuol dire che non ho neanche il coraggio di incrociare i tuoi di occhi. Quindi siamo ancora nel pieno di una elaborazione che le carte hanno mostrato come un qualcosa che sta per accadere. Una volta che questa elaborazione si sarà data tra di voi, quello che nell'oggi è fermo non per sempre, ma semplicemente si trova in una fase di stallo e di pausa, riprenderà con il raggiungimento di un obiettivo importante. Quindi questo carro è come se si trovasse nell'oggi fermo in un ingorgo di pensieri, quindi non c'è proprio spazio per andare avanti. Però io sono sul carro, bello, pronto, agghindato, e comunque ho una mia direzione. E allo stesso tempo è come se stessi recuperando le forze. E mi posso guardare così dentro e fuori, posso guardare il paesaggio, ma posso guardare anche dentro di me come accade quando siamo fermi, no? In una sala d'attesa o anche nel traffico, a un certo punto iniziamo a pensare. Quindi un impedimento esterno che può essere anche dato proprio da ciò che ci siamo detti, che all'improvviso ha interrotto le comunicazioni tra noi, i movimenti tra di noi. Stavamo iniziando a conoscerci, all'improvviso io mi sono fermato e mi sono zittito e non mi hai visto più, non ti ho più fatto comprendere le mie intenzioni. Perfetto, è solo una questione di tempo, perché poi ci sarà reciprocità. Quello che farò io verrà ricambiato da te e viceversa, in una carta solida e speculare bellissima, in cui, no, si innalzano queste colonne portanti e c'è questo tetto che ricorda un albero della cuccagna e c'è questo gioire, questo esultare con le corone d'alloro sulla testa e con i mazzi di fiori, la possibilità di fare squadra assieme sul lavoro, di fare anche famiglia. Quindi tra lui e il voi, quindi lui isolato e il voi assieme, nel mezzo si frappone solo il tempo. Però che cosa potreste diventare? Amici, colleghi, amanti, innamorati, che cosa? Allora, sicuramente sul lavoro potreste funzionare alla grande, ma non è solo l'ambito del lavoro, sia perché la carta delle stelle porta in parallelo vari discorsi, ma sia perché la carta delle stelle porta in parallelo voi e quindi continuare ad andare avanti accompagnandovi. È un qualcosa di scritto nel cielo, di predestinato, che vi unisce dal passato, lo avevamo capito da queste radici. È un qualcosa che vi mette a nudo l'uno dinanzi all'altra ed è un qualcosa che comunque vi vuole vedere fusi assieme nel punto d'arrivo, al di là del percorso e della velocità di questo stesso percorso. Di conseguenza possiamo ancora scoprire che tra di voi potrà esserci la papessa che aspetta nell'ombra un uomo che deve superare proprio questa fase qui. Quindi recuperiamo il significato delle carte iniziali e quindi tu non puoi fare molto in questo momento se non rimanere connessa interiormente, ma rispettare il suo silenzio, la sua distanza. È proprio lo stesso identico atteggiamento della testa tra le mani, perché abbiamo detto in un modo o in un altro mi sono sentito tradito, colpito alle spalle e non ho neanche paura di farmi colpire, lì dove invece dovrei trovare il coraggio di voltarmi, scrollarmi di dosso questo lutto ed abbracciare il futuro che potrebbe vederci felici. Lo farà a questo punto? O per ora rimane così con il carro fermo, anche questo 5 di coppe fermo ad attendere? Ci vuole pazienza, sta finendo di scontare il proprio karma nella misura in cui la giustizia stessa si esprimerà, nel momento stesso sarà tutto tornato in pari. Vuol dire che anche il dolore che lui prova, dal quale tu vorresti magari sottrarlo, magari la tua intenzione è di aiutarlo, ecco, la sua pena non potrà finire un attimo prima della fine della sua stessa pena da scontare. Ecco, la pena intesa come dolore interiore e malessere equivale come tempistica alla condanna, pena karmica. Quindi qui stiamo finendo di pagare un debito.
con un esattore piuttosto duro, perché è giusto. Solo che lui che cosa sta facendo nel frattempo? Allora, una cosa va detta. È una persona sì che non si fa vedere né sentire, che ha in cuore un profondo malessere. Però va detto anche che quello che nell'oggi lui soffre, queste spade dietro la schiena, quando lui nel passato, no, si guardava alla schiena mentre si comportava in maniera sleale, facendo soffrire una compagna evidentemente ufficiale che si fidava, ecco, deve giungere a compimento che cosa? Proprio questo suo espiare. Cioè, la cosa potrebbe anche riguardare una terza persona nel passato, ma con te sta espiando la legge del contrappasso vera e propria di un'azione che nell'oggi lui ha subito perché l'ha fatta già subire. Ora è ovvio, siete migliaia di persone, quindi chissà quanti casi ci sono e quante situazioni differenti. Però voler proprio stringere con queste ultime tre carte, visto che il mondo è sia una vittoria ma anche una chiusura di ciclo, quindi vuol dire passo attraverso una porta, non torno indietro e posso solo che andare avanti, che fa il paio con il 5 di coppe, che fa il paio con le carte di prima, dove abbiamo visto questa giustizia che giustamente pretende quello che le è dovuto fino a stare nuovamente in pari. Qui non siamo ancora in una condizione dove tutte e due siamo l'uno pari dell'altro, perché c'è proprio un dislivello, cioè c'è una disparità di ruolo, ecco. Quindi io soffro alle spalle quello che alle spalle di qualcun altro ho compiuto, ecco. Poi quello che è accaduto può essere anche diverso, perché come dicevamo, lui può aver fatto soffrire un'altra donna e voi in qualche modo siete quella persona che lo sta facendo soffrire nell'oggi. Oppure voi siete una donna che lo aspetta e lui che ha fatto soffrire una donna del passato nell'oggi si trova a subire le pene dell'inferno da questa stessa donna che gli sta restituendo lo stesso tipo di comportamento. Ci può stare. Fatemi sapere voi con i vostri commenti, perché per me questo è un furbacchiotto e lo Stato. Quindi la preoccupazione di pararsi le spalle, che poi è diventata oramai un lasciarsi andare come decisione, colpiscimi pure, non ce la faccio più a guardarmi dietro le spalle, cioè non ho né voglia né forza, ok, quello che deve accadere che accada, prima succede e prima mi libero. E però la persona che è stata davvero ingannata nella sua buona fede, perché ha dato tutto a questo uomo pur sapendo che qualcosa di scorretto le stava combinando proprio lì dietro la sua stessa ombra. Bene, fatemi sapere. Un grande abbraccio e aspetto i vostri commenti.